Salve a tutti, sono Bruno Anastasia, mi occupo dello studio dei fenomeni sociali da moltissimi anni, in particolare del mercato del lavoro. Ho partecipato a vari gruppi di studio a livello nazionale. Oggi sono qui con il compito di introdurre, di moderare, ma credo che non servirà un'attività di moderazione in senso proprio. Di introdurre il tema ai relatori di questo webinar per la Conferenza Nazionale di Statistica. Il titolo del webinar è Nuove fonti e metodi per misurare l'evoluzione dei fenomeni sociali. Tema molto, molto ampio, nuove fonti e nuovi metodi allude all'arricchimento della conoscenza che ci può venire appunto da nuove fonti e sottintende anche la complessità che questo arricchimento di conoscenza comporta con sé. Nuove fonti vuol dire anche confrontare le fonti tra di loro, vuol dire certamente integrarle, ma può anche comportare problemi di confronto, rischi di rumore statistico. Che possono anche complicare l'interpretazione dei fenomeni. Ad ogni modo, nel mondo in cui viviamo è inevitabile che ci sia un arricchimento delle fonti a disposizione proprio per le numerose tracce che lasciamo nella nostra vita sociale, tracce che poi possono sempre essere organizzate per tradursi in informazioni utili. La nostra sete di conoscenza dei fenomeni sociali è grande e quindi ci confrontiamo con attenzione e con piacere con le nuove fonti e con i nuovi metodi che vengono sperimentati e portati a regime. In questa sede analizzeremo, i relatori ci aiuteranno a comprendere questa tematica in modo particolare con degli esempi su dei campi specifici. Sul mercato del lavoro, sulle transizioni dalla scuola al lavoro, sulle problematiche relative agli apprendimenti, eccetera, come poi vedremo. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i relatori, Federica Pintaldi dell'Istat, Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, Gerardo Gallo, ricercatore dell'Istat e Andrea Ciccarelli, ordinario di Statistica Economica Università di Teramo. Direi di iniziare appunto con il primo relatore che è Federica Pintaldi, ricercatrice dell'Istat, che coordina il gruppo tecnico tra cinque enti, Istat, INPS, INAIL, ANPAL e il Ministero del Lavoro, finalizzato proprio all'integrazione di diverse fonti per arrivare ad una conoscenza del mercato del lavoro più completa e più ricca. Okay. Salve a tutti, grazie a Bruno, mi ha già presentato, quindi sono Federica Pintaldi e io mi occupo in particolare, lavoro all'Istat di mercato del lavoro, ma in questo contesto vi racconterò quale coordinatrice del gruppo tecnico dell'accordo a cinque enti, Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL, il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi ormai 6 anni, per cercare di migliorare una lettura del mercato del lavoro integrata. Quindi la parola integrazione è un po' la parola chiave che può avere più significati ed è anche, metterei insieme alla parola integrazione, quella di condivisione e collaborazione, perché sono aspetti molto importanti. Iniziamo con la presentazione, spero che si veda bene. Allora, quindi diciamo, l'integrazione è parola chiave, però appunto vi aggiungo che anche collaborazione e condivisione e l'ottimo rapporto che abbiamo avuto con tutti i collaboratori del gruppo tecnico in questi anni hanno, diciamo, dato questo senso. Qui vi presento tutte le persone con cui abbiamo condiviso anche questa presentazione, quindi è importante, non posso darvi tutti i nomi, però ricordare che questa presentazione è frutto di un lavoro congiunto, come il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Allora, un indice. Prima cosa, il dibattito che ha portato l'accordo a cinque enti. Che cosa significa integrazione, le dimensioni? I prodotti che abbiamo fatto in questo periodo, in particolare la nota trimestrale e il rapporto sul mercato del lavoro,
alcuni esempi di diversi tipi di analisi e di integrazione e delle conclusioni. Il dibattito. Qui vedete degli esempi di giornali, qui eravamo intorno al 2015, quando più fonti sono iniziate a uscire, molti dati sul lavoro, diffuse da enti diversi, con anche significato da unità d'analisi o tipo di dato diverso, ma per un non esperto questo provocava confusione piuttosto che aumento di informazione, quindi potete leggere dai titoli quello che era. Questo aspetto, questa molteplicità di numeri sull'occupazione è sicuramente un valore aggiunto che migliora la comprensione, ma allo stesso tempo deve essere in qualche modo organizzata. I dati più forse più interessanti, anche più tempestivi, che sono entrati, diciamo, nella diffusione sono proprio quelli sulle attivazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro, dati di flusso che hanno arricchito il quadro informativo sul mercato del lavoro. Quindi, dato questo sovraccarico da più punti di vista, definizioni non sempre esplicite, non sempre coerenti, perché comunque le diverse fonti hanno unità d'analisi diversi, tipo di modalità di trattamento dei dati diversi, fatto sì che ci si è accordati tra gli enti di cui stiamo dicendo prima per fare un lavoro insieme. Quindi è un accordo quadro in cui qual è l'obiettivo? Utilizzare appieno il potenziale informativo delle diverse fonti, colmare le lacune informative e diffondere dati più armonizzati, non ridondanti e soprattutto con analisi integrati che permettano di comprendere l'andamento del mercato del lavoro insieme e spiegare anche delle differenze che spesso sono apparenti, dipendono da definizioni diverse. I tre output previsti dall'accordo sono nota trimestrale congiunta, che ha indicatori di breve termine più congiunturale, in cui la prima uscita è stata a dicembre 2016 e da allora ogni trimestre usciamo con questa nota congiunta sulle tendenze dell'occupazione a nome dei cinque enti. Poi il rapporto annuale congiunto, in cui la prima uscita è stata nel 2017, e un lavoro su cui ancora siamo in corso di realizzazione molto complesso, che è quello di creare un sistema informativo statistico di base integrando i microdati, secondo una metodologia coerente con il registro tematico del lavoro dell'Istat in particolare, ma anche tenendo conto delle varie definizioni e tipo di trattamento dei dati degli altri enti. Allora, parlavamo di integrazione. Cosa intendiamo per integrazione? E qui forse possiamo mettere in evidenza più dimensioni. La prima cosa sicuramente sono i metadati. È imprescindibile a qualsiasi tipo di integrazione è poter leggere e comprendere i diversi dati, il loro significato. E la condivisione fra i diversi enti. Questo è un lavoro che stiamo svolgendo, abbiamo in parte molto già svolto, ad esempio per le uscite della nota trimestrale del rapporto, che è un lavoro complesso, importante, ma di base per qualsiasi tipo, perché linguaggio comune, a volte lo stesso fenomeno viene chiamato con termini diversi o viceversa. Lo stesso termine indica fenomeni diversi, quindi il linguaggio comune, la trasparenza nei processi, mettere, diffondere le varie informazioni è molto importante. Secondo aspetto, analisi congiunta di più fonti, in cui è complementare per un migliore studio di un fenomeno. In questo caso è leggere insieme diversi dati, perché non sempre è possibile, vedremo poi dagli esempi, un'integrazione micro, ma non è neanche sensata. Però è importante comunque una lettura insieme di diversi punti di vista. Integrazione macro, che sono state le primi tipi di integrazione che abbiamo svolto, in cui dati aggregati però hanno permesso di costruire nuovi indicatori. Un esempio è il tasso di infortuni sul lavoro. Integrazione micro, che questa sicuramente è la via per comprendere fino in fondo, in primo luogo, le differenze tra le fonti e tra diversi dati, che ci possono essere vere incoerenze, ma anche possibilità di individuare fenomeni che non sono analizzabili con la singola fonte. Un esempio di un lavoro che abbiamo fatto insieme tra diversi enti è quello della stima del finto part-time, ossia individui che di fatto, quindi indagini tipo campionari, rilevazione sulle forze di lavoro, ci raccontano quanto lavorano di fatto abitualmente, e dall'altra la parte contrattuale.
e ci sono alcuni settori in cui è molto diffuso che viene dato un contratto di tipo part-time, ma l'orario di lavoro è di fatto a tempo pieno. Poi in alcuni casi ci può essere un fuori busta, in altri no. Quindi insomma, l'integrazione di fonti amministrative e statistiche ci consente di disporre di un patrimonio informativo ben più ricco di una semplice somma delle fonti delle cinque istituzioni. Le sfide o criticità, possiamo dire. Allora, la prima è il superare la logica di singolo proprietario, ogni ente i propri dati e alle sue diffusioni. E questo, diciamo, questo lavoro noi siamo già molto avanti, perché già abbiamo le diffusioni insieme e la condivisione anche nella costruzione di dati. E quindi questo comporta anche consolidare la condivisione delle conoscenze e di costituire un sistema di metadati condiviso, quindi non solo un racconto, ma proprio un sistema, e anche diffuso agli utenti, quindi trasparente, che può essere utile per comprendere meglio i diversi fenomeni. Trattamento statistico, quindi condividere il trattamento statistico comune dei dati tra diversi enti. E al momento che si arriva poi all'integrazione micro di singolo individuo, singola posizione lavorativa, qui occorre risolvere le criticità che possono trovarsi quando si integrano più fonti, soprattutto poi diversi enti e anche diverse finalità. In questo caso bisogna fare delle scelte condivise sulla gerarchia delle fonti, su un controllo incrociato, e decidere quando vi è un'incoerenza che non è dovuta a definizioni, non è dovuta a fenomeni in qualche modo sommersi, come trattarla. E poi vanno prese delle decisioni. In tutto ciò occorre tener conto della cornice normativa sulla tutela della privacy, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dal garante sulla costruzione di basi dati individuali integrati. L'esempio che vi facevo prima del finto part-time era un lavoro svolto insieme con i diversi enti l'anno scorso, sul rapporto dell'anno scorso, che poi non abbiamo potuto diffondere proprio perché vi era un problema di privacy, di integrazione di fonti, in cui non potevamo farlo, quindi bisogna fare tutto un lavoro per poter avere la possibilità di diffondere queste informazioni. Nota al rapporto annuale. Nota trimestrale, come vi dicevo prima, dal 2016 esce tutti i trimestri, vi sono stati nel tempo anche dei cambiamenti. Qui l'idea è mettere insieme le informazioni, non via integrazioni micro, ma un racconto del mercato del lavoro che tiene conto delle diverse fonti, considerando anche la loro diversità di tipo strutturale. Quindi viene messo anche in evidenza quando apparenti differenze nei risultati in realtà dipendono, ad esempio, di un diverso perimetro settoriale o contrattuale, dal tipo di misura utilizzata o dai vari trattamenti dati grezzi. Abbiamo sia dati grezzi, per esempio, che dati destagionalizzati. Ma anche settore privato o la parte del settore pubblico, in alcuni casi può cambiare molto la dinamica del mercato del lavoro. Un aspetto importante è anche la parte legata alla nota metodologica e le misure di trattamento dato, in cui noi qui abbiamo reso trasparente tutte le operazioni che sono state svolte, sia le caratteristiche delle fonti originali, sia dei trattamenti ad hoc per la nota. Qui abbiamo il rapporto, siamo arrivati alla quarta edizione, qui trovate le copertine, in cui l'ultimo logicamente si dedica molto anche agli effetti della pandemia sul mercato del lavoro. E a scopo semplificativo vi mostro gli indici degli ultimi due anni per darvi un'idea anche della ricchezza delle tematiche affrontate insieme, in cui l'utilizzo di fonti di diversi enti ed integrazioni a vari livelli ci hanno permesso di dare un quadro, speriamo, insomma, abbastanza esaustivo sulle varie dimensioni che stanno nel mercato del lavoro. Quindi qui è 2019, 2020, come dicevo, abbiamo molta parte legata agli effetti della pandemia, ma dal lato individui, dal lato imprese, dal lato dei flussi, quindi di attivazione e cessazione di rapporti di lavoro, dagli strumenti di sostegno al reddito, all'occupazione. E adesso vi mostro qualche esempio per darvi un'idea del tipo di analisi che abbiamo svolto in questi anni e anche di diversi tipi di integrazioni che si sono utilizzati. Allora, qui si parla di smart working. Questa è un tipo di analisi congiunta in cui abbiamo da un lato l'individuo e dagli altri le imprese. In questo caso un'integrazione micro
non avrebbe neanche senso perché sono due indagini campionarie, la rilevazione sulle forze di lavoro e un'indagine Istat sulle imprese Covid-19. In questo caso unità d'analisi diverse sono campionarie, quindi non si possono integrare i microdati, ma una lettura congiunta permette di analizzare da un lato quanti sono gli occupati che hanno lavorato da casa, ma poi nel box di approfondimento ci sono anche ad esempio i livelli di soddisfazione, il tipo, le caratteristiche sociodemografiche di chi ha lavorato di più anche rispetto alla famiglia, e l'effetto sull'organizzazione e la performance delle imprese dall'altro lato. Questo invece è un esempio in cui abbiamo sempre indagini imprese Covid, le misure di flessibilità utilizzate dalle imprese, e nel grafico quello di destra è un approfondimento sulle elaborazioni DOC degli archivi amministrativi che ha effettuato l'INPS, in cui troviamo il numero di beneficiari in CIG Covid e anche l'intensità di utilizzo nei vari mesi in cui vi è stata la pandemia. E quindi qui anche qui abbiamo i due punti di vista. Qui abbiamo i flussi di attivazione e cessazione dei rapporti di lavoro per settore di attività economica, e per il settore del turismo, la riga in verde che vedete bassa, abbiamo fatto un approfondimento dividendo i vari settori, ma cercando di capire anche la differenza fra le variazioni dei flussi nei saldi analizzati, che ti danno un'idea della perdita. Complessivamente sono state in un anno 153.000 posizioni in meno nel settore turistico. Però quando si va a spacchettare, cioè quanto, diciamo, il contributo alla variazione negativa in questo caso di questi 153.000 per settori, noi vediamo ad esempio gli alberghi, che è il 31% della perdita è dovuta al settore degli alberghi. Ma senza avere un'idea di quanto pesano gli alberghi nella struttura degli occupati nel settore turistico, è difficile capire se è tanto o poco. In questo caso c'è semplicemente è stato accostato lo stock di dipendenti 2019 forze lavoro, in cui vediamo che gli alberghi pesano il 15,6, quindi si capisce quanto può essere più forte rispetto al peso, diciamo, del settore. E qui invece facciamo un passo successivo, che abbiamo un'integrazione macro, in cui abbiamo i tassi di infortuni in occasione di lavoro. Anche qui, se noi vediamo gli infortuni in occasione di lavoro in valore assoluto, troveremo che i servizi è sempre il valore più alto di tutti, perché dipende anche da quanti occupati hanno la probabilità di avere un infortunio. Con i tassi, quindi avendo un denominatore, si vede ad esempio che i settori dove è più probabile avere un infortunio sono proprio l'agricoltura e le costruzioni. In questo caso, come denominatore, abbiamo usato sempre la rilevazione sulle forze di lavoro, ma si sta studiando a un denominatore più adatto, diciamo, rispetto agli infortuni. In questo caso gli occupati sono stati ponderati per le ore lavorate, per tener conto della probabilità di avere un incidente, ma si sta lavorando, diciamo, a un denominatore ancora più specifico. Questo è un altro esempio in cui abbiamo un'integrazione micro legata a particolari fenomeni. In particolare qui avevamo i licenziati, il punto di partenza, licenziati a tempo indeterminato, e sono stati seguiti per capire quanti hanno avuto accesso alla NASPI e quanti hanno avuto un ricollocamento entro 3 mesi. E qui abbiamo un'integrazione di dati INPS con dati dei flussi delle comunicazioni obbligatorie. Anche in questo caso abbiamo un'integrazione comunicazioni obbligatorie con registro statistico frame dell'Istat, e questa era sempre un'integrazione micro legata a particolari fenomeni che sono i tirocini. Quindi, oltre a studiare in modo longitudinale quanto poi il tirocinio è seguita un inserimento nel mercato del lavoro, anche sempre caratteristiche dell'impresa rispetto al tipo di tirocino avviato. In questo caso, se vedete il grafico di destra, troviamo che all'aumentare della classe di addetti aumenta il numero di tirocini che hanno un livello di competenza medio-alto, che sono il grigio più scuro e il grigio più chiaro, come beneficiari o neusciti quindi neodottori, neolaureati, quindi usciti dal percorso di istruzione da poco, oppure disoccupati.
Professor Pintaldi, la invito ad andare alle conclusioni, ma che manca un minuto. Ok, siamo in ritardo. Ok. Sì. Allora, dicevamo, qui abbiamo un'integrazione micro a livello più dettagliato, in cui il registro tematico del lavoro è stato, sono stati integrati stock e flussi. Questo cosa ha permesso? Ha permesso di avere delle stime coerenti allo stesso tempo di stock e di andamenti, di poter costruire, possiamo vederlo da qui, degli indicatori nuovi come il tasso di attivazioni, il tasso di cessazioni o il turnover, e allo stesso tempo ha consentito di portare avanti il registro statistico sul numero di posizioni, in quanto le comunicazioni obbligatorie sono più tempestive rispetto alla costruzione di un registro statistico che tiene conto di tante fonti e anche dei tempi di avere a disponibilità delle informazioni. Vi è anche un poster nella la conferenza di statistica, quello che trovate sotto, il nome, in cui vi è un approfondimento, oltre che nel rapporto. Arriviamo alle conclusioni, che siamo in ritardo. Quindi la cooperazione, l'ottima collaborazione che, tra gli enti che abbiamo condotto fino ad oggi, ci dà l'idea di che si vuole proseguire la collaborazione, si sta lavorando per un'ulteriore proroga dell'accordo. Si vuole continuare con la diffusione dei prodotti congiunti e andare avanti con l'integrazione delle fonti disponibili utilizzando una metodologia coerente con il registro statistico dell'Istat. E uno degli aspetti su cui si vuole focalizzare l'attenzione è proprio l'integrazione di stock e di flussi, che è, che abbiamo fatto già una sperimentazione nel rapporto di quest'anno. Grazie per l'attenzione. Grazie alla dottoressa Pintaldi per questa veloce rassegna dei risultati e dei problemi in questa attività di sperimentazione dell'integrazione tra dati di fonti diverse con riferimento al mercato del lavoro. Passiamo al secondo relatore, il dottor Roberto Ricci, da qualche mese presidente dell'Invalsi, anche per questo ruolo, oltre che per i ruoli precedenti di coordinatore scientifico dell'analisi nell'area valutazione dell'Invalsi, sicuramente potrà darci una dimostrazione di quanto si sta ottenendo, si può ottenere a proposito degli indicatori longitudinali per il governo della scuola e la promozione dei livelli di apprendimento. A lei la parola. Grazie e benvenute e benvenuti a tutte e a tutti. È un vero piacere essere a questo incontro, a questa possibilità di discutere in questa prospettiva dell'uso dei dati per conoscere meglio e longitudinalmente i fenomeni che ci interessano. Sono da poco tempo presidente Invalsi e quindi vorrei condividere con voi alcuni elementi emersi recentemente dalle nostre ricerche, dalle nostre attività di studio, di rilevazione sul sistema educativo nazionale, che credo meritino una particolare attenzione da parte di tutta, di tutta l'opinione pubblica, e credo che in questo senso il metodo statistico possa fornire un grande aiuto. Ecco, passo a condividere le mie slide, che mi auguro si vedano bene. E durante la presentazione io vorrei richiamare la vostra attenzione sull'importanza della misurazione diacronica degli apprendimenti, come funziona il sistema delle prove Invalsi, quindi come vengono restituiti i risultati e soprattutto come questi si evolvano nel tempo. Come prima cosa, io proprio come quadro generale, credo che sia importante focalizzare l'attenzione e grazie.
Ecco, forse adesso si vede meglio, chiedo scusa. Dicevo, è importante focalizzare la nostra, diciamo, la nostra attenzione, diciamo, sul fatto che il garantire buone, diciamo, buone competenze ai nostri, diciamo, ai nostri studenti, ai nostri giovani, sia molto, molto importante. Ma questo va ovviamente declinato, coniugato e messo insieme rispetto alle diciamo, alle esigenze e alle istanze poste da un sistema scolastico di massa, e questo è un tema che stanno affrontando tutti i paesi avanzati, e che ha come rischio quello della derubricazione verso il basso degli obiettivi qualora non si abbiano delle misurazioni forti e diciamo robuste di quello che dobbiamo appunto osservare. In questo senso, l'accountability intesa come una virtù, come diceva Dubnik, modesta, nel senso di come virtù corollaria e ancillare rispetto agli elementi caratteristici del sistema, ecco l'accountability, cioè nel fornire dati per essere responsabili rispetto all'esterno, sia un elemento molto importante. E mostreremo alcuni dati che vanno in questa direzione perché, e questo non accade soltanto nel nostro paese, ma un pochino in tutti, nel momento in cui il sistema diventa o è o rimane opaco, cioè ha poche possibilità di comunicare con l'esterno, allora poi questo diventa intrinsecamente iniquo. Scusa, eccolo, il sistema delle, diciamo, delle prove invalsi, per chi non lo conoscesse, è qui sinteticamente rappresentato, e riguarda, io ho messo i gradi all'inglese, quindi 2 e 5 la scuola primaria, seconda e quinta primaria, e le materie le vedete, e le competenze sono testate con carta e penna, mentre terza secondaria, grado 8, di terza di primo grado, seconda secondaria di secondo grado, quindi seconda superiore grado 10 e ultimo anno grado 13, prevedono la verifica delle competenze di base nelle materie che qui vedete, indicate mediante prove computerizzate. Le prove di inglese si attestano su questi quadri, scusatemi, su questi livelli del quadro europeo di riferimento. Per intendere bene anche i dati che andremo a mostrare, sempre in una prospettiva longitudinale, gli esiti vengono espressi su 5 livelli, chiedo scusa, dove il primo e il secondo, 1 e 2, rappresentano una situazione di inadeguatezza rispetto ai traguardi posti dalle indicazioni nazionali, quelli che un tempo si chiamavano i programmi, il livello 3 è il livello base di accettabilità, e il livello 4 e 5 invece sono livelli più solidi, più robusti, eccetera. Teniamo conto che il livello 1 e 2 tipicamente sono i livelli dei gradi precedenti. Faccio un esempio: terza media, il livello 2 corrisponde alla quinta primaria, il livello 1 e 2 corrispondono sostanzialmente agli esiti della primaria. Quinta superiore, per parlare all'antica, il livello 1 corrisponde alla terza media, il livello 2 grosso modo alla seconda superiore. Ecco, vediamo cose un po' allarmanti nel tempo, e quindi confrontiamo 3 anni scolastici che sono, diciamo, accadute e abbiamo rilevato in quest'anno, dove per quest'anno intendo primavera del 21. Il 39% degli studenti del grado 8, terza media, in italiano, cioè nella comprensione dei testi di base, non raggiunge il livello 3, cioè non ha livelli sufficienti. Nel 2018 erano il 34%. Quindi, questo a livello nazionale, quasi un ragazzino su 4 ha grosse difficoltà a comprendere un testo adatto a un ragazzino che abbia frequentato 8 anni di scuola. Ma già da questo grafico, la parte in alto che voi vedete, potete riscontrare una differenza nei territori molto, molto, come dire, rilevante. Se io prendo su delle isole, qui la classificazione è quella Istat del territorio, quindi
su delle isole corrisponde a Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, la quota di studenti che esce dalla terza media con livelli di competenze italiane inadeguati raggiunge addirittura il 50%. Queste quote in tutte le aree del paese sono aumentate rispetto al 18 e 19. Questo mi consente di dire una cosa importante, cioè sarà fondamentale nel tempo seguire questi dati per vedere in quale misura e con quale rapidità saremo in grado di recuperare una situazione che era già piuttosto preoccupante prima della pandemia e che ovviamente la pandemia ha aggravato. Se passiamo dall'italiano alla matematica, questa quota addirittura di allievi che si trovano in situazioni di forte fragilità aumenta, perché parliamo del 45% dei ragazzini a livello nazionale, nel 2019 erano il 39%, e nel 18 erano il 40%, ma se andiamo a vedere nei territori italiani, il grafico in basso a destra ci permette di capire che la situazione del paese, per quanto aggravata in tutti i territori dagli effetti della pandemia, sia molto molto preoccupante, poiché in alcuni territori questa raggiunge il 55% o 60% di allievi che si trovano in forte difficoltà. Per sud, prima abbiamo detto cosa si intende per sud isole, intendiamo Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. No, e Puglia, chiedo scusa. Se vado all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, quinta superiore per intenderci, quello che rileviamo è ancora più preoccupante. E quindi questo rafforza la necessità di fare ciò che abbiamo detto, cioè di monitorare con costanza questi fenomeni per cercare di anche valutare o verificare l'efficacia appunto delle politiche messe in atto. Se guardiamo l'italiano, il 44% dei maturati, questi sono dati che riguardano i soli maturati, cioè non considerano i ragazzi che non hanno conseguito la maturità, non hanno superato l'esame di Stato, il 44% ha fortissime difficoltà a comprendere un testo. E in matematica addirittura questi ragazzi in difficoltà sono il 51%, dati e percentuali che sono fortemente in crescita o considerevolmente in crescita rispetto al 2019. Questo sistema longitudinale di rilevazione è, come posso dire, per l'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, delle superiori, è stato, come dire, ha preso le sue prime mosse nel 19 e quindi non abbiamo, cioè, partiamo appunto da questo anno. Ma cerchiamo di andare ancora più a fondo nelle cose, che qui confrontiamo gli esiti di due anni, il 2019 pre-pandemia e il 2021 post-pandemia. E abbiamo cercato, come in basi, di misurare, sempre prendendo in considerazione gli allievi maturati, cioè che hanno terminato con la promozione la scuola secondaria di secondo grado, un fenomeno fino ad ora al di fuori delle nostre conoscenze, dove per nostra intendo non solo i passi dell'intera collettività nazionale, quella che noi abbiamo chiamato la dispersione scolastica implicita, quella che non si vede. Perché non si vede? Perché dal punto di vista ufficiale questi giovani, quelli che sono rappresentati in questo grafico, non sono dispersi scolastici in senso proprio, perché la maturità l'hanno conseguita, l'esame di Stato l'hanno superato, ma in termini di competenza hanno condizioni molto simili a coloro che la scuola non l'hanno terminata. Cosa intendo per condizioni molto, diciamo, molto simili? Per condizioni molto simili intendo studenti giovani, ragazze e ragazzi che abbiano terminato la scuola secondaria di secondo grado con livelli di competenza al massimo attesi in esito al secondo anno della scuola superiore,
sia in italiano, sia in matematica, sia in inglese ascolto, sia in inglese lettura. Quindi una definizione estremamente restrittiva e che, come dire, usando una terminologia molto, come dire, comune di questi tempi, determina molti falsi negativi, perché basta che una di queste quattro condizioni non si verifica e non si rientra più in questa categoria, quindi andiamo a vedere gli estremamente fragili, abbiamo definito la quota di studenti che si trovano in una condizione di fortissima fragilità nonostante il conseguimento del diploma. E questi a livello nazionale sono stati nel 2021 il 9,5%, l'ultima coppia di barre che vedete sulla vostra destra. Quindi uno giovane su 10 lascia con il diploma la scuola secondaria di secondo grado con forti difficoltà nella comprensione dei testi e nel maneggiare banali informazioni matematiche. E nel 2019 questa quota era 7,5%, chiedo scusa, quindi è aumentata. E questo ci permette di dire, e mi avvio verso la conclusione, mi sembra di esserci coi tempi, che la pandemia ha aggravato problemi già presenti all'interno del nostro sistema scolastico educativo da molto tempo. E la resa più grave, ovviamente, come succede sempre, quando siamo travolti da un fenomeno fortemente, invasivo, chi affronta questo fenomeno in situazioni di debolezza ne è maggiormente è colpito. Ecco, se andiamo a vedere i territori, le varie regioni del paese, questi dati, a mio giudizio, questo ovviamente è la mia valutazione, assumono le dimensioni dell'emergenza nazionale. Prendo il caso più eclatante, ma non c'è solo quello, la Calabria, oltre il 20% degli studenti, un giovane su 5, lascia la scuola secondaria di secondo grado in queste situazioni, in Sicilia il 20% e così via. Disaggregando l'Italia in tre grandi aggregati, nord, dall'Emilia compresa, in sud, centro, Toscana, Umbria, Marche e Lazio l'8,8%, il resto del paese in media il 14,8%. Pochissime sono le realtà territoriali dove questa quota di studenti estremamente fragili si riduce. Concludo dicendo che nel tempo è mancato un approccio scientifico, ripeto, longitudinale, che ci consenta di monitorare questi dati. E quindi è necessario mettere all'attenzione dell'opinione pubblica l'effetto sulla perdita delle competenze dei nostri giovani. E con estrema anche lucidità, senza per forza cadere nella trappola del rimpiangere dei tempi andati, perché probabilmente non ci sono tempi andati da rimpiangere, ma ci sono problemi vecchi da affrontare. È necessario, ripeto, monitorare questi fenomeni con estrema attenzione, estrema granularità, poiché la variabilità fortissima che esiste all'interno del nostro sistema fa sì che all'interno delle stesse scuole o di scuole molto vicine ci siano situazioni molto, molto diverse. Ecco, la disponibilità di questi, a mio giudizio, di questi indicatori ci permette di prendere in carico, di farci carico della dimensione del problema scolastico. Qui va un altro vecchio adagio, che la dimensione di un problema ne modifica fortemente la sua natura. Ecco, io credo che la scuola abbia bisogno, in un paese avanzato come l'Italia, di essere affrontata come un fenomeno, detto tra virgolette, di massa, e che quindi richieda tutte anche quelle misure e quegli strumenti di osservazione che sono tipici di un fenomeno di massa e che quindi devono avere soluzioni adatte a questa dimensione del problema. Viceversa, ci troveremo nel prossimo futuro, a mio modo di vedere, osservando questi dati, che anche se avessimo
tutte le risorse di questo mondo a disposizione, non avremo probabilmente le persone in grado di utilizzarle. A mio modesto avviso, questi dati ci spiegano perché a volte o danno una possibile spiegazione o contribuiscono a spiegare perché a volte in modo sorprendente il nostro sistema paese già ora, anche a fronte di tante risorse, faccia molto fatica ad utilizzarle. Ecco, il problema comincia addirittura dalla fascia 0-6, guardando la scuola con serietà e non con una bagatella nella quale si ricordano magari alcuni episodi legati alla nostra gioventù, ma è una questione decisamente molto molto più seria e mi sembra che questi dati lo dimostrino chiaramente. Grazie. Grazie al dottor Ricci, anche se i dati che ha voluto commentare, che ci ha presentato, non sono particolarmente consolanti, non sono particolarmente positivi, ma come ha affermato, non è che non conoscendoli si stia meglio, non è che un sistema opaco rischia di essere un sistema iniquo, e quindi la conoscenza dei dati è utile proprio per impostare politiche adeguate. Ci spostiamo su un'altra tematica, quella relativa ai censimenti, con il dottor Gerardo Gallo dell'Istat, responsabile del censimento permanente della popolazione, che ci illustrerà lo stato dell'arte su questa nuova modalità di realizzare questa fonte informativa, che storicamente è stata la fonte, direi, per lunghi anni quasi monopolistica nella conoscenza della dinamica sociale, oggi soggetta a questa profonda innovazione che sta dietro quell'aggettivo permanente che la differenzia dalle modalità con cui nel passato era stata realizzata. Dottor Gallo, a lei. Sì, grazie. Grazie e salve a tutti, benvenuti. Questo appuntamento del censimento permanente assume un significato particolare, soprattutto in occasione del 2020, perché appunto non sono state condotte indagini. Io sono il responsabile del servizio censimento permanente della popolazione, lavoro all'Istat dal 1999 e mi sono sempre occupato di censimenti. Come è noto, anche attraverso la campagna di comunicazione, il censimento tradizionale ha conosciuto nel 2011 la sua ultima fase e dal 2018 è stato avviato il primo ciclo del censimento permanente della popolazione. Nel 18 e nel 19 sono state condotte le indagini sul campo e attraverso l'integrazione dei dati amministrativi e i dati di indagine è stato possibile produrre per il 2018 e 2019 il conteggio di popolazione e alcune variabili di diffusione che hanno riguardato il grado di istruzione, la condizione professionale e altre ancora dovranno uscire di informazioni relativamente a quei due anni, mi riferisco per esempio alle famiglie, alle abitazioni e è stato diffuso anche il pendolarismo. Nel 2020, per via della pandemia, non è stato possibile realizzare le indagini, tuttavia l'Istat non ha voluto rinunciare a fornire il conteggio della popolazione. In questa presentazione parleremo proprio di come l'Istat ha proceduto a effettuare il conteggio di popolazione nel 2020, utilizzando sostanzialmente i segnali di vita amministrativi. Che cosa intendiamo per segnali di vita amministrativi? Siamo arrivati a una definizione e ne parleremo. Quali sono state le fonti che principalmente abbiamo utilizzato per arrivare al conteggio della popolazione, come è stata individuata la popolazione dimorante abitualmente, che è un po' per definizione, la popolazione target a tutti i censimenti. Non è possibile così immaginare
a sangue freddo, usando un eufemismo, la definizione di una popolazione dimorante abitualmente se non passi attraverso un quesito che identifica esattamente quel tipo di popolazione. Tuttavia noi ci proviamo anche con i dati amministrativi e vedremo come. E poi cercheremo in conclusione di capire qual è il ruolo delle indagini, per esempio, qualora si dovesse evolvere, come si sta facendo dal 2022 in poi, a un conteggio della popolazione tratto esclusivamente dai dati amministrativi. E, dunque, nel prossimo 9 dicembre l'Istat diffonderà i risultati di questo conteggio della popolazione del 2020, che è frutto dell'integrazione delle fonti amministrative con il registro base degli individui. Considerate che l'utilizzo degli archivi amministrativi è contemplato dai regolamenti europei e dal nostro piano generale di censimento in Italia, sia nel 18 sia in occasione dell'ondata del 18, sia per quanto riguarda i successivi aggiornamenti. Questa questione dell'utilizzo dei dati amministrativi in realtà era già stata prevista alla vigilia del primo ciclo del 2018, per cui l'Istat ha immaginato già da tempo di utilizzare gli archivi amministrativi per scopi censuali. Che cosa intendiamo per segnali di vita amministrativi? Questa è una definizione che è stata adottata nel piano generale di censimento del 2022, quindi a partire dal prossimo anno, il piano generale di censimento che è in corso di approvazione. I segnali di vita amministrativi fanno riferimento ad attività specifiche sugli individui desumibili dagli archivi amministrativi. Questi segnali permettono di identificare chiaramente un periodo di tempo, come ad esempio un anno, un luogo, il comune, in cui queste attività si svolgono, si esercitano. Per esempio, svolgere un lavoro autonomo, piuttosto che lavorare come dipendente per conto di un'impresa, avere un contratto di affitto, frequentare di un immobile a uso abitativo, frequentare una scuola, l'università, rappresentano tutti dei segnali di vita diretti, ecco, delle fonti amministrative. Ci sono poi dei segnali di vita che noi abbiamo definito indiretti perché fanno riferimento, identificano uno status oppure una condizione. Pensate ad esempio a chi è che percepisce una pensione, a chi percepisce il reddito di cittadinanza oppure a chi ha dichiarato nelle fonti fiscali di avere a carico il coniuge o proprio i propri figli. Ecco, questi sono per esempio le fonti che noi abbiamo utilizzato integrate con il registro di base degli individui, che rappresenta un po' il core, no? per identificare la popolazione da correggere ai fini censuali. In Istat esiste una delle grandi operazioni effettuata proprio sulla base delle anagrafi, delle informazioni provenienti dalle anagrafi comunali, è stata la costituzione e dal censimento nel 2011 è stata aver costituito il registro di base degli individui, che è composto da quasi 100 milioni di persone, però tra queste alcune figurano come residenti e altri come non residenti. L'integrazione delle fonti amministrative non anagrafiche con il registro di base degli individui consente di operare un conteggio di popolazione, di simulare, tra virgolette, una sorta di censimento virtuale, anzi è un vero e proprio censimento virtuale che consente, sotto determinate condizioni che adesso vedremo, di identificare la popolazione dimorante abitualmente. Quali sono gli archivi, le fonti che forniscono dei segnali diretti, no, di presenza sul territorio italiano? Sono per esempio gli archivi INPS, alcuni li ha nominati prima la collega Pintaldi, che lavora sul registro tematico del lavoro, quindi tutte le fonti di
oppure le fonti che riguardano per esempio i cedolini stipendiali, no, dei dipendenti della pubblica amministrazione, la stessa fonte prodotta dall'Istat, che è il registro tematico dell'occupazione, più i lavoratori dell'agricoltura, i lavoratori subordinati o parasubordinati, il rapporto di lavoro domestico, sempre in capo all'INPS, rappresentano le principali fonti dirette da integrare con il registro base degli individui. E così come l'anagrafe degli studenti delle scuole, gli archivi degli iscritti alle università, l'anagrafe nazionale degli studenti dei corsi post laurea, anche queste sono fonti che forniscono segnali diretti. Poi abbiamo nel corso del 2020, proprio nel corso del 2020, alcune fonti nuove che sono state integrate nel sistema integrato dei microdati, parliamo tutte di fonti anonimizzate. Ecco, lo stesso registro di base degli individui non ha un nome e cognome, ma viene utilizzato un codice identificativo unico degli individui in tutti questi archivi in cui la stessa persona appare. Quindi è tutto secondo le norme che riguardano appunto la tutela del diritto alla riservatezza e della privacy. Nel 2020, stavo dicendo, sono arrivate nuove fonti, quelle del reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza, piuttosto che coloro che hanno beneficiato dei sussidi Covid, quindi la indennità Covid-19 per i lavoratori domestici, il bonus babysitting e i centri estivi, le indennità di 600 e di 1000 euro. Ecco, tutte queste informazioni sono state integrate, parliamo dei segnali diretti di 410 milioni di record, considerate che sono dati di flusso, la stessa persona può apparire più volte nella stessa fonte oppure in fonti diverse, ci sono studenti lavoratori, solo per dare un esempio, ci sono pensionati che lavorano, no? E quindi potete immaginare come si moltiplica il numero di record nell'ambito delle fonti. Bene, per quanto riguarda come facciamo a capire se si tratta di segnali che afferiscono alla dimora, a individui che hanno la dimora abituale, studiamo i pattern, i profili di questi segnali diretti da fonti amministrative e lavoriamo su un biennio. Ecco, noi abbiamo lavorato dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Ecco, questi sono i mesi, i singoli mesi, considerate che le informazioni sui segnali diretti sono disponibili anche a livello di settimane, per quanto riguarda l'INPS, ad esempio. Sommando questi segnali, studiamo il pattern. Questo, per esempio, è un pattern continuo, no? Questo segnale di lavoro, di studio, è continuo per tutto l'anno. Poi ci sono, vedete, delle brevi interruzioni. Studiando questi pattern siamo riusciti a identificare, anche a fronte di discontinuità per qualche mese, i pattern con i profili di lavoro, di studio, con più forti, quelli più continui. E abbiamo isolato invece i pattern discontinui, come quelli del lavoro stagionale, oppure addirittura dei pattern delle presenze che si identificano solo in un mese e poi non le vedi più. Studiando questo tipo di con questo tipo di approccio, i profili dei segnali diretti, siamo riusciti a identificare in qualche modo nei 24 mesi per i segnali e gli individui che totalizzano il segnale per almeno un anno, nei 24 mesi siamo riusciti a identificare e a rispondere al requisito della normativa europea di almeno un anno di dimora abituale, un anno in Italia, o di l'intenzione a stare almeno un anno in Italia. È una proxy, evidentemente, no? Piuttosto che non potendo utilizzare un quesito diretto, lo abbiamo ottenuto in maniera diretta a posteriori, analizzando i segnali di vita diretti che arrivano dalle fonti amministrative. Questo ci ha permesso, sotto determinate condizioni, di confermare all'interno del registro di base degli individui le persone
che hanno questo pattern di continuità, ma anche di aggiungerne altre che evidentemente non erano considerate residenti e che proprio in virtù di questi profili di continuità possono essere considerati come dimoranti abitualmente in Italia. Abbiamo poi un secondo tipo di informazioni, di segnali di vita indiretti, l'abbiamo così definiti, che derivano dalle fonti fiscali. È un'informazione che ovviamente viaggia con un ritardo data di un anno, perché come potete immaginare le dichiarazioni dei redditi hanno rispetto all'anno di riferimento un ritardo temporale che è fisiologico, però il fatto di dire che un dichiarante reddito da lavoro ha a suo carico una moglie, per lo più sono casalinghe, o un figlio, rappresenta per noi un segnale di vita indiretto, così come le unità immobiliari per quanto riguarda il catasto, l'essere proprietario di un immobile nello stesso comune dove si risulta residenti, per noi è un'informazione indiretta di presenza in quel comune. Poi che cosa abbiamo fatto? Rimane un residuo, considerate che queste informazioni prima dai segnali diretti, poi dai segnali indiretti, sono utilizzati secondo una logica gerarchica. Il mio obiettivo, il nostro obiettivo, quando si fa un censimento, in questo caso attraverso fonti amministrative, è quello di individuare se nell'ambito del registro di base degli individui esiste un aggregato di popolazione che insiste in Italia con una certa continuità per lavoro, per studio o per altri. E per altre fonti, per esempio, è rinvenibile, lascia traccia in maniera continua negli archivi per lungo tempo, per almeno un anno. Da questo punto di vista la logica gerarchica mi lascia una serie di individui che sono residenti ma per i quali io non ho più un segnale, ho esaurito, diciamo, le informazioni che mi vengono dalle fonti anagrafiche non anagrafiche di tipo diretto e indiretto, e quindi vado a analizzare nell'ambito di questo residuo di persone che figurano nel registro di base degli individui come residenti se ci sono altri elementi per cui io posso derivare dei criteri che continuano a identificare dei profili da parte degli individui che mi dicono che sono in Italia. Per esempio abbiamo dei maggiorenni che sono in Italia oppure non sono in Italia, quindi che mi confermano la loro presenza, oppure deduco che non sono più in Italia e quindi devo considerare che sono sovracopertura rispetto al registro degli individui. Per esempio, gli individui senza segnali diretti e indiretti che negli ultimi 5 anni non sono residenti in un comune non frontaliero e non hanno quindi nessun tipo di segnale diretto o indiretto negli ultimi 5 anni, vanno a essere non conteggiati nella popolazione, quindi rappresentano una sovracopertura. Poi ci sono dei maggiorenni residenti in famiglia con più di un componente, dove tutti i membri, tutti i componenti della famiglia non hanno nessun segnale non hanno nessun segnale. Anche questi devono essere considerati, secondo a nostro avviso, sovracopertura. Invece esistono dei minori di 14 anni che sono in famiglia ma per i quali noi non abbiamo nessun segnale diretto o indiretto, sono dei minori però sono in famiglia, lo sappiamo dal registro di base degli individui, e quindi sicuramente per noi non possono stare da soli dei minori in una famiglia, ci sono, devono essere considerati, e indirettamente noi li confermiamo come presenti residenti in RBI. Oppure almeno un componente della famiglia è proprietario di un'abitazione principale o è titolare di un contratto di affitto nel comune della famiglia, anche in questo caso confermiamo questi individui. Oppure ancora è il coniuge di un lavoratore o di un altro individuo che ha la pensione. Anche in questo caso si tratta di coniugi, presumibilmente nella maggior parte dei casi si tratta di presunte casalinghe per i quali non esiste nessuna informazione in altri archivi, e noi li confermiamo come residenti
in Italia e quindi nella famiglia di appartenenza. Abbiamo poi individui con almeno 68 anni di età, residenti in un comune frontaliero, che sono proprietari di un'automobile. Come sapete, sui comuni, è noto, nei comuni frontalieri spesso il segnale di lavoro in Italia non c'è perché lavorano all'estero, no? O viceversa, ci sono individui che sono residenti all'estero, in Svizzera, Slovenia, Francia, e vengono a lavorare in Italia. Quindi noi abbiamo un elenco dei comuni frontalieri e cerchiamo, come dire, di tener conto proprio di queste situazioni. È una delle variabili che utilizziamo nel classificare appunto i segnali. Poi, a valle, diciamo... Dottor Gallo, ancora un minuto o due. Sì, certo. Secondo queste logiche, vi ringrazio, secondo queste logiche, quindi noi utilizzando questi criteri, è possibile arrivare a un conteggio della popolazione. E vengo alle conclusioni. Il 2020 quindi rappresenta l'inizio di un uso intensivo dei dati amministrativi e conteggio di popolazione, ma l'Istat vuole perfezionarne l'uso. Questi sono solo degli esempi che io ho fatto su come è stato realizzato il conteggio della popolazione del 20. Nel post 2021 l'Istat vuole approfondire, vuole arricchire approfondire e arricchire i criteri con i quali vengono classificati gli individui ai fini della dimora abituale. I segnali di vita amministrativi, c'è una letteratura incredibile in ambito internazionale, in numerosi paesi europei, compresi il Regno Unito, che non ha le anagrafi, stanno adottando questo criterio per i censimenti, però bisogna migliorare appunto il contributo di processo e di prodotto in Istat per l'utilizzo di questi dati. Esistono poi delle nuove fonti da acquisire, come per esempio quelle dei consumi energetici, che danno in base al consumo una misura più accurata rispetto alla dimora abituale in un'abitazione. Che ruolo avranno le indagini? Le indagini, l'Istat non potrà fare almeno delle indagini, perché intanto ci sono delle variabili non sostituibili nell'ambito dei registri tematici, no, che di cui disponiamo, quello dell'istruzione per esempio, ma anche sugli occupati. Però ci sono delle informazioni che non sono reperibili, disponibili direttamente dai registri e vanno rilevate con le indagini. Inoltre, se dal 2022 si arriverà a fare il conteggio di popolazione utilizzando i segnali amministrativi, le indagini devono servire a misurare la qualità della tenuta di queste informazioni. L'accuratezza, la qualità è un elemento su cui l'Istat deve puntare. Solo attraverso le indagini è possibile arrivare a misurarne questi effetti sul conteggio di popolazione. Grazie per l'attenzione. Grazie al dottor Gallo, che ci ha mostrato le possibilità di conoscere e di conteggiare al meglio la popolazione presente abitualmente e quanto nello stesso tempo questo sia complesso. Passiamo all'ultima relazione di questo webinar con il professor Andrea Ciccarelli dell'Università di Teramo. Torniamo a ridosso del sistema dell'istruzione e ci parlerà dell'informazione statistica e dei modelli per lo studio della transizione tra università e lavoro. A lei, professor Ciccarelli. Mille grazie, salve a tutti. Innanzitutto un saluto a tutti i colleghi relatori e soprattutto un ringraziamento agli amici dell'Istat che ogni anno ci supportano e ci sopportano nella organizzazione di questa conferenza, che reputo da sempre un momento importante perché è il luogo all'interno del quale gruppi di lavoro, istituzioni, insomma, si possono confrontare per raccontare che cosa sta succedendo. Paradossalmente nel momento in cui noi abbiamo potenziali informazioni ovunque, qualche volta ci capita, no, di non conoscere bene che cosa
che cosa faccia il nostro vicino. Oggi sono in una veste un pizzichino anomala perché, diversamente da mie abitudini, essendo uno statistico economico, presento una relazione con pochi numeri, ma che è più che altro una riflessione fatta con un gruppo di amici, di ricercatori di diverse università e che, partendo da delle esigenze di natura economica, di natura sociale, ci ha spinto a fare dei ragionamenti, ecco, e a mettere sul piatto alcuni problemi e alcune, speriamo, anche possibili soluzioni. Il mercato del lavoro negli ultimi anni si è trasformato, è cambiato totalmente, il problema non riguarda più l'idea di trovare o non trovare, avere o non avere un posto di lavoro, il mercato è diventato molto più liquido, si è passato dal concetto di occupazione a quello della cosiddetta occupabilità. Le aziende non cercano solamente dei profili professionali, cercano delle attitudini, cercano delle capacità, cercano delle competenze, cercano soprattutto delle abilità sociali e relazionali e una predisposizione al cambiamento, che non sempre sono facili da misurare da un lato e da trovare in termini di informazione. Questo significa che c'è una profonda ridefinizione anche di tutte le categorie alle quali eravamo abituati. Non si può ragionare più solamente nei termini di che cosa ho studiato, ma bisogna comprendere bene quali sono le mie competenze diffuse, bisogna avere una costante formazione per incrementare quelle capacità che spesso non sono neanche presenti nei canali, chiamiamoli tradizionali, no? Della formazione, quindi che rendono più difficile da un lato la selezione del personale per le imprese e dall'altro rendono più complesso da parte degli individui e delle famiglie riuscire a capire bene che cosa può servire. Questo è uno degli elementi che di fatto poi va a creare quella difficoltà, quel mismatch a livello del mercato del lavoro che diventa uno dei temi sempre più stringenti, sempre più attuali. Difficilmente si riescono ad avere informazioni su perché una persona trova prima o trova dopo o perché non trova la propria collocazione sul mercato. Certe letture possono essere di aiuto, gli aspetti retributivi, gli aspetti di inquadramento, senza ombra di dubbio ci forniscono una lettura anche in qualche modo, se mi fate passare questa cosa un po' approssimata, anche delle competenze richieste dalle aziende. Diventa però sempre più fondamentale a ricostruire tutta la vita lavorativa, ma anche la vita formativa, le attività sociali che viaggiano intorno al lavoratore o al potenziale lavoratore. Perché il risultato finale non è più sufficiente, non è più sufficiente sapere se sono occupato o se non lo sono, ma serve conoscere, serve, come dire, avere a disposizione una sorta di percorso ragionato, quella che noi abbiamo un po' immaginato essere una sorta di cartella clinica, tra virgolette, no? Del nostro paziente, e che riguarda la possibilità di costruire, di avere a disposizione tutti quelli che per ora chiamo semplicemente elementi di contorno e che ci consentono in qualche modo di scoprire che cosa è stato veramente utile per passare da un lavoro ad un altro, per ottenere la propria situazione lavorativa, per raggiungere la propria situazione lavorativa. Il problema però a questo punto è se l'informazione statistica riesce a seguire questi cambiamenti. L'informazione statistica deve necessariamente saper misurare, saper dipingere la realtà. E naturalmente non possiamo immaginare un sistema di rilevazioni, un sistema di informazioni che sia in un certo senso immutevole, che sia sempre lo stesso. Abbiamo tante informazioni sul mercato del lavoro, sia per quello che riguarda il mercato del lavoro vero e proprio, sia per quel che riguarda quel che accade prima.
Qui ne ho citate alcune perché erano quelle che in realtà erano maggiormente funzionali al nostro ragionamento, ma di certo questo non è tutt'altro che un elenco esaustivo, come abbiamo visto dalle relazioni che ci hanno preceduto. I dati insomma, la banca dati dell'Invalsi ne potrebbe essere un esempio, ma anche le altre banche dati che aveva citato prima di me la dottoressa Pincalti. Il vero grande problema è che, a parte alcune eccezioni, queste banche dati difficilmente riescono a dialogare tra loro. Su questo punto poi ci torno dopo, anche alla luce di quello che ha detto la dottoressa Pintaldi prima. Non rendendo quindi di fatto possibile costruire tutta la filiera che potrebbe essere utile per investigare bene queste situazioni. Filiera che deve partire dalle aspettative iniziali dei singoli individui, cosa hanno in testa, cosa vorrebbero fare, in che modo intendono e come hanno fatto ad acquisire le proprie competenze, come e quando entrano nel mondo del lavoro. Su questo i dati amministrativi sono una fonte straordinaria, perché naturalmente riescono a coprire, diciamo, potenzialmente tutta o quasi tutta la popolazione. Riusciamo ad averne una copertura sia temporale che territoriale straordinaria. Il vero grande problema di questo è che il numero di variabili è spesso limitato, e questo non ci rende possibile identificare quelli che sono gli elementi principali che sono alla base degli esiti, chiamiamoli così, lavorativi. Per questo una serie di indagini con tutti i caveat del caso, le difficoltà del caso, sia tecniche sia più squisitamente di natura, chiamiamola, economica, possono essere ottenute da informazioni diverse, da indagini che possono in qualche modo integrare il dato amministrativo. Questa è l'unica digressione sui dati che mi sono concesso, ed è già un piccolissimo primario tentativo di mettere insieme informazioni provenienti da banche dati diverse. L'informazione di base è quella dei percorsi lavorativi che si possono prendere dalla banca dati dell'INPS, e qui già banalmente possiamo vedere come ci sono delle evidentissime differenze tra il tempo di attesa al primo lavoro, tra quelli che sono gli occupati e quelli che sono tra quelli che sono i laureati e quelli che sono i non laureati. A 3 anni di distanza il 70% dei laureati trova lavoro, e questa quota è quasi la metà per quel che riguarda per esempio i diplomati. Solo che il vero problema non è discernere tra il bianco e il nero, cioè discernere tra queste due categorie di soggetti così diverse. Il vero problema è andare a vedere all'interno delle singole categorie che cosa accade, cosa fa sì che io mi riesco a collocare nel mondo del lavoro con più facilità o riesco ad ottenere ad esempio un livello stipendiale maggiore o minore. Abbiamo fatto noi una piccola proposta progettuale. Questo è un progetto che abbiamo presentato e che speriamo possa essere anche finanziato, del quale vi descrivo naturalmente solo dei brevissimi flash, perché l'obiettivo vuole essere quello di attivare proprio il dibattito. In una fase iniziale bisogna cercare di comprendere quelle che sono ambizioni, aspirazioni, il sistema dei valori dei ragazzi che vengono coinvolti in questo processo, perché gli esiti non dipendono solo da quanto prendiamo come voto al diploma o da quanto prendiamo come voto nel percorso universitario. Noi naturalmente ci eravamo concentrati in particolar modo sul percorso universitario, e questo lo si può fare esclusivamente facendo delle indagini ad hoc, con delle domande retrospettive su quella che è il sistema dei valori dell'individuo e della famiglia nel quale vive, su quel che sono le aspettative e gli atteggiamenti nei confronti del mercato del lavoro, chiamiamola desiderabilità di determinate occupazioni e la consapevolezza di quelli che sono le informazioni, i dati a disposizione.
abbiamo immaginato in un primo momento di concentrarci su un paio delle università che noi rappresentiamo, quella di Bergamo e quella di Teramo, ma naturalmente la speranza è che poi, se il tutto dovesse funzionare, questo si possa questa strada si possa essere ripercorsa anche altrove. Qui c'è la fase che è un pochino più difficile, perché è quella di misurare ciò che i ragazzi conoscono e quel che sono le loro competenze. Alcuni dati di tipo amministrativo possono essere estremamente utili sulle carriere degli studenti, queste però non sempre riescono a rappresentare il vero processo di acquisizione non solo della conoscenza, ma soprattutto delle abilità e delle competenze. Questo perché il capitale umano è un costrutto molto complesso, come vediamo anche dalla definizione dell'OCSE, e come ho detto prima non si limita alla costruzione di quello che abbiamo fatto seguendo quell'insegnamento o prendendo quella determinata votazione. Ci sono vari criteri che ci possono permettere di misurare l'acquisizione, diciamo il pacchetto che abbiamo acquisito durante il periodo di studio. Qui cito, ma in modo molto veloce, uno dei test che ci era sembrati tra i migliori, cioè il cosiddetto progress test, che ci permette, con un approccio anche qui longitudinale, di valutare l'acquisizione di competenze dall'inizio alla fine, di conoscenze di competenze dall'inizio alla fine del percorso. Ma come vedete ci sono anche tante altre proposte che poi potrebbero essere testate e valutate, come quelle dell'AMBUR, all'interno del percorso di ricerca. La fase, quella più stimolante, senza ombra di dubbio, è quella di andare a vedere in che modo queste persone hanno avuto accesso al mercato del lavoro, quanto ci hanno messo, quali sono stati gli elementi anche di rischio di rimanere in un determinato stato o di uscire da quello stato, se esiste un effetto causale del titolo di studio nel momento in cui si cerca di ridurre la precarietà, e tutta una serie di altri elementi che potrebbero essere utili per un'analisi, chiamiamola completa, di tutto questo percorso, come ad esempio quali siano le competenze che possano pagare di più, tra virgolette, sul mercato. L'ultima fase è quella della divulgazione dei risultati, da un lato alle imprese, dall'altro agli studenti, che hanno la necessità, le famiglie in particolar modo, di avere a disposizione informazioni sia prima di scegliere il percorso formativo, sia soprattutto dopo, per vedere se si è sufficientemente adeguati per fare quello che si vorrebbe fare, e quindi eventualmente per cercare di correggere il tiro. Non l'avevo promesso all'inizio di essere veloce, ma spero di esserlo stato sufficientemente. Vado subito a concludere. Il vero grande problema è che oggi il mercato del lavoro si è modificato in un modo incredibile, e le modificazioni tendono ad aumentare ad una velocità che anche nel recente passato difficilmente era stata sperimentata. Senza dubbio va superata la logica dicotomica. Non ci serve o non c'è più sufficiente solo distinguere tra il bianco e il nero, ma soprattutto bisogna cercare di andare nelle pieghe delle diverse gradazioni del grigio, per cercare di ridurre il più possibile i tempi di ricerca al primo lavoro, elemento che costituisce un problema molto grande per i nostri giovani. È inutile che racconto una serie di dati che voi conoscete bene, almeno quanto me, e che riguardano la grande differenza tra i giovani nostri e quelli degli altri paesi nell'accesso e nell'approccio al primo lavoro. Bisogna dare delle risposte forti ai tre soggetti istituzionali coinvolti in tutto questo processo. Da un lato le imprese, che non cercano dei semplici e meri esecutori, ma cercano individui in grado di risolvere problemi. Dall'altro le famiglie, che investono tantissimo in tutta questa attività di studio e di formazione, e che quindi dovrebbero avere le giuste informazioni
per scegliere, per indirizzare i propri ragazzi verso un, diciamo, il miglior futuro possibile. Dall'altro anche le università, paradossalmente anche le università hanno poche informazioni su quelle che dovrebbero essere le reali competenze. Spesso, dico una cosa che forse non tutti sanno, ma spesso quando si vanno a creare le offerte formative all'interno degli Atenei, ovviamente ci sono persone che le studiano, ci mancherebbe altro, ma spesso ci si rivolge alle intuizioni di alcuni di noi per cercare di mettere in campo quella che potrebbe essere la proposta più forte. Diventa fondamentale, questo doveva essere un po' il messaggio del mio intervento, e sono molto contento dello spunto, delle informazioni che ci ha dato prima la dottoressa Pintaldi. Mi sono segnato una frase che ha detto: dobbiamo superare la logica del singolo proprietario. Le informazioni statistiche io credo che siano un bene comune, e se è vera questa mia affermazione, dobbiamo fare in modo di rendere disponibili, per chi ha le capacità ovviamente di trattarli, nel più breve tempo possibile anche i microdati. Microdati perché ci permetterebbero di integrare tutte quelle informazioni, chiamiamole di filiera, che partano dalla scuola superiore, all'università, agli enti previdenziali, per poter costruire una sorta di quello che io prima ho chiamato la cartella clinica, cioè un fascicolo formativo informativo che ci consenta di valutare bene le competenze, i traguardi che i singoli soggetti si sono prefissati e soprattutto i tempi. Un'ultimissima considerazione, perché non ho minimamente trattato il problema, non perché non lo reputassimo importante, ma perché ovviamente bisognerebbe fare un ragionamento a sé stante, il problema che è quello della privacy. Un diritto sacrosanto, se non altro perché anche noi, visto che abbiamo la fortuna di lavorare, siamo all'interno di quelle banche dati che prima citavamo, ma che spero alla fine non diventi, come qualche volta accade nel nostro paese, una sorta di laccio che ci impedisce di usare la nostra creatività, cioè che ci impedisce di arrivare ai diversi livelli di conoscenza. Io non credo che il mondo universitario, i ricercatori, gli amici e i colleghi dell'Istat e delle altre istituzioni qui rappresentate siano una sorta di, chiamiamolo, manipolo di delinquentelli che vogliono utilizzare i microdati per dei fini personali. Laddove c'è la possibilità di avere questo tipo di informazioni e di metterle insieme, credo che l'avanzamento di conoscenza in quella direzione sia essenziale, proprio per dare risposte a quei soggetti che abbiamo citato prima e che hanno, soprattutto in un momento come questo di difficoltà, come questa economica, sociale, istituzionale, hanno l'indispensabile necessità di poter scegliere sulla base di informazioni concrete, non solo sulla base di sensazioni. Grazie mille. Grazie al dottor Ciccarelli. Abbiamo completato questo excursus utile, anche se in maniera molto sintetica, tra problemi, fonti, metodi e progetti, su temi concernenti i sistemi del lavoro e dell'istruzione. È stato un excursus, a mio giudizio, interessante, che ci lascia domande di approfondimento, ma si sa che quando si dà la mano poi si vorrebbe prendere il braccio e si vorrebbe di più. Questo è lo stimolo a condividere con le conoscenze che ci siamo scambiati, a tenerne conto. Credo che questa sia la funzione della conferenza di statistica, quella di far circolare iniziative, domande, progetti che in qualche modo vengono attivati dalle più varie direzioni. E tutto questo è una documentazione importante dello sforzo
che la statistica sta facendo per venire incontro alle esigenze sia dei cittadini, dell'opinione pubblica da un lato, sia del policy maker dall'altro, perché quello che riscontriamo molto spesso è che abbiamo molti numeri a disposizione, ma magari non quello che effettivamente cercavamo, non quello che può essere utile rispetto al problema che stiamo trattando e sul quale vorremmo saperne di più o in maniera più precisa, più incisiva. Nuove fonti e nuovi metodi dovrebbero servire proprio a puntare i bersagli in maniera ancora più precisa e più efficace. Sui singoli temi, sui risultati ottenuti, ovviamente non possiamo aprire nessuna discussione adesso sulle singole questioni. Non mi resta che ringraziare l'Istat, i relatori, i partecipanti per aver condiviso questo percorso, augurando che esso sia utile e serva ad aprire le menti e ad allargare gli orizzonti. Grazie.